Le immagini in genere, la fotografia in genere, adesso una cosa particolare, quell'amicizia tra questi due ragazzini. Quella del registratore con la storia della nascita del ragazzo, insomma, ecco, quella mi sembrava che fosse, anche perché era un po' ricorrente, insomma. Ecco. Decisamente mi è piaciuto, però è molto poetico, molto, c'è un po' di affetti che sono mancati, insomma, è profondo. Il film è tutto di immagini. È molto monotono, nel senso che hai sempre una scena simile a quella precedente ed alcune scene sono anche ripetute. La più rappresentativa... a me è piaciuto la scena iniziale perché i colori erano sparati, erano molto belli, quel garage chiuso, poi con l'ombra del bimbo che chiama la sua amica e che non torna indietro. Ma voglio dire. L'ho trovato tenero, mi è piaciuta la relazione che c'è tra il cugino e sua cugina. È tenero e poetico. La scena in particolare è quella in cui sono nel camion in due, durante il temporale. Una scena molto delicata, molto, molto innocente e bella. Se ci devo ripensare, la scena finale sulla bici, mentre tutto scorre, il tempo scorre e loro vanno via verso un non tempo e uno spazio che non c'è più.